Buongiorno, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione su Tele Bari. E si è aperto ieri il G7 Finanze che porta nel capoluogo pugliese 400 tra ministri delle finanze, governatori delle banche centrali, ma anche economisti, giornalisti da tutto il mondo. Centrale il tema della lotta alla disuguaglianza. E allora ci colleghiamo subito in diretta per vedere come si sta svolgendo questa seconda giornata di incontri. In collegamento per noi Cristina Ferrini. Cristina, buongiorno. Sì, buon pomeriggio. Si è concluso poco fa nella sala stampa del Castello Svevo di Bari il primo briefing riservato ai giornalisti con i rappresentanti del Ministero italiano delle Finanze. Nell'incontro, il cui contenuto è sottoposto all'embargo fino alle 3 di oggi pomeriggio, sono state illustrate le linee guida dell'agenda internazionale della sicurezza, delle politiche di cooperazione che verranno adottate dai 7 paesi anche in tema di terrorismo. Subito dopo la conferenza stampa la delegazione si è spostata nel cortile del Castello per visitare una mostra dedicata alle eccellenze tecnologiche e alla innovazione di Confindustria, poi la degustazione di vini di prodotti tipici locali. Ma tornando ai temi affrontati dai ministri finanziari, già dei primi incontri si insiste sulle politiche per il superamento delle disuguaglianze, un tema molto caro al nostro ministro delle Economia Padoan e sul quale il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, ha incentrato invece la sua discussione nel forum internazionale su economia e povertà questa mattina. Emiliano ha detto che per parlare di disuguaglianza Padoan dovrebbe fare fisioterapia, ma sentiamo le dichiarazioni di Emiliano. Beh, che dovrà fare tanta fisioterapia per riuscire a parlare di. E io di fisioterapia in questo momento me ne intendo, cioè bisogna cambiare tutto, cioè se Padoan cambia tutto io sono felicissimo, siamo tutti felicissimi. Certo non sarà facile, per farlo dovrà fare la fisioterapia, come ho detto, a se stesso, probabilmente a tutti i ministri delle finanze del G7 e probabilmente anche ai banchieri, perché questa ricetta monetarista che immagina che il mondo si sistemi mettendo in equilibrio salari e prezzi, senza politiche che sostengano la domanda e sostengano gli investimenti pubblici a favore dei diritti delle persone, è una teoria che ormai è quasi religiosa, che tutti hanno verificato infondata perché non sta dando risultati da nessuna parte. Siamo convinti che il G7 non avrà, diciamo, tutto il tempo necessario per approfondire le questioni come probabilmente avverrà qui oggi. Il vertice ha esigenze di governo, anche molto immediate e pragmatiche, diciamo così. Noi stiamo cercando invece di capire il mondo, che è una cosa un po' diversa. I G7 nella loro storia non hanno mostrato una particolare capacità di mettere al centro della loro attenzione le persone. Ieri nel mio brevissimo saluto ho chiesto loro di provarci questa volta. Questo manifesto di Bari, che verrà oggi aperto alla firma, è una ferma opposizione politica a questa concezione dell'economia. Bene, il G7 deve avere la forza di arbitrare la partita, non di favorire questo o quel giocatore. E naturalmente fino ad oggi non c'è riuscito. E in contemporanea ai lavori del G7 è stato organizzato anche un programma alternativo di visite per i familiari dei capi delegazione. Questa mattina la visita alla mostra di icone bizantine nel colonnato dell'ex Palazzo Provincia, dove c'era anche il sindaco Antonio De Caro. Noi abbiamo raccolto le sue dichiarazioni. I ministri stanno facendo gli incontri bilaterali, i tavoli tecnici sull'economia e sulle finanze. Contemporaneamente stiamo cercando di offrire accoglienza agli accompagnatori, ai delegati. Si parte dalla città metropolitana con la visita alle icone bizantine e alle ampolle della Mana di San Nicola, e poi ci saranno altre due tappe: Polignano nella grotta palazzese e Conversano con il suo castello. Nel pomeriggio si sposteranno tutti a Matera per visitare i Sassi. Qual è la percezione di Bari che hanno avuto gli ospiti? Beh, assolutamente positiva. Ieri, quando ho ricevuto tutti i ministri, ho ricevuto i complimenti da parte di tutti per la città, per l'organizzazione. Credo che il centro storico, con lo sfondo del suggestivo del lungomare, abbia fatto un certo effetto ieri.
Funziona anche l'ordine pubblico, tutto procede nella massima tranquillità. Sì, però non abbiamo avuto nessun tipo di problema, ma credo che insomma funzionerà tutto. Ci sono molti agenti di polizia, carabinieri, c'è uno spiegamento di forze molto importante, controlli fatti a monte, la città sta rispondendo anche positivamente. Intanto ricordiamo che fino alle 17.30 continuano qui al Castello Svevo i lavori della prima sessione del G7 con i capi delegazione, poi alle 17.45 la partenza per la città di Matera. Dal Castello Svevo è tutto, restituisco la linea allo studio. Bene, grazie a Cristina Ferrini per questa corrispondenza. Restiamo ancora su questo argomento, una quarantina fra delegati del G7 delle finanze di Bari e giornalisti internazionali ha preso parte questa mattina a una corsa di circa 6 km nella città di Bari. Il percorso si è articolato dal lungomare monumentale sino ai vicoli della città vecchia. Hanno corso rappresentanti di tutte le delegazioni e una parte significativa dello staff del ministro Piercarlo Padoan. Tra i runner anche il governatore della Banca d'Inghilterra. Tutti i corridori, tra cui molte donne, indossavano le magliette con il logo della città di Bari donate dal comune. E la città si prepara ad accogliere il corteo di protesta contro il G7 che si terrà domani mattina a partire dalle 9 a largo 2 giugno. Prevista un'affluenza di migliaia di persone, potrebbero esserci disagi per attività commerciali e cittadini. Ce ne parla Giuseppe Spagnuolo. Bari si prepara ai vertici anti-G7. Partirà domani mattina alle 9 da Viale Einaudi il corteo promosso dal coordinamento Puglia contro il G7. Per esigenze di ordine pubblico, la Polizia Municipale ha predisposto il divieto di fermata a partire dalle 14 di questo pomeriggio, nella zona di Parco 2 Giugno e aree limitrofe. Da domani il divieto di transito per tutto il tratto del corteo. Ad avvisare gli automobilisti, oltre alla segnaletica, i volantini che campeggiano sui tergicristalli delle auto e sui portoni degli edifici. Inevitabili poi le variazioni di percorso per i mezzi pubblici. Per quanto riguarda le attività commerciali, considerato il rischio disordini, i negozianti stanno valutando il da farsi. C'è un po' di preoccupazione ovviamente, ma non tanto per i manifestanti, ma per chi potrebbe infiltrarsi, no? Durante il corteo. Se si sta poi con le mani in mano e addirittura si possono correre dei rischi, a suo punto è meglio chiudere e stare a casa. In città, anche a causa delle bufale circolate ieri su presunti black bloc in azione, resta viva una certa apprensione. I baresi si sentono sicuri? Lo abbiamo chiesto ad alcuni di loro. Sì, ci sentiamo sicuri, tanto a noi che ci devono fare, non è che ci possono fare del male, noi non facciamo male a nessuno. Altro è una protesta normale, tranquilla, altro se ci dovessero essere dei disordini. Andiamo incontro a questo? Andiamo incontro? Io abito sulla strada. Devo vedere tutti i disordini che succedono, non penso. Non mi sento sicuro perché sono dei pazzi scatenati che praticamente vengono solamente per rompere e per creare danni. Evviva la sicurezza che per me comunque ci sarà. Questo G7 che cos'è? Non so neanche cos'è il G7. Si terrà questo pomeriggio a partire dalle 18.30 in Piazza Mercantile il gran concerto bandistico Enrico Annoscia, città di Bari. All'interno di una tradizionale cassarmonica, simbolo identitario di una tradizione secolare meridionale, l'orchestra diretta dal maestro Vito Vittorio De Santis eseguirà per tutti gli appassionati della musica di tradizione un ricco repertorio musicale suddiviso in due tempi di esibizione. Sarà proposta un'accurata selezione di marce sinfoniche, quasi tutte di autori pugliesi, che costituiscono un patrimonio unico per l'Italia meridionale. L'evento, patrocinato dall'Assessorato alle Culture del Comune di Bari, che consentirà agli ospiti delle delegazioni governative del G7 di apprezzare una peculiarità tipica del tessuto socioculturale del Sud Italia, è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città dal maestro Gaetano Piscopo, presidente dell'Officina Orfiana delle Arti e curatore dell'evento, e dall'assessore alle Culture Silvio Maselli.
E cambiamo ora argomento. La Guardia Costiera ha sequestrato oltre 5 tonnellate di prodotti ittici dal valore commerciale di circa 55.000 euro. I militari hanno effettuato controlli in tutta la Puglia, nelle attività commerciali e nei punti di sbarco del pescato. Di particolare rilievo il sequestro di più di 9.000 ricci di mare, la cui vendita è proibita nel mese di maggio, e 2,5 kg di datteri di mare. Ai trasgressori sono state elevate multe per un totale di circa 80.000 euro. Nascondeva in casa grossi quantitativi di stupefacenti. Un 27enne di Acquaviva è stato arrestato dai carabinieri. I militari hanno rinvenuto quasi 800 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana nel garage dell'abitazione dell'uomo. Sequestrato inoltre il materiale per il confezionamento della droga. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Bari. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti potete seguirci sulla nostra pagina Facebook o su www.telebari.it. L'informazione torna più tardi, adesso previsioni del tempo. Buon pomeriggio. Il meteo è offerto da La Disa, mangiare bene, in grandi numeri. Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La giornata di venerdì vedrà ancora spiccata variabilità sul nord Italia per questa vasta circolazione ciclonica che porterà rovesci e temporali su gran parte dell'Europa centro-occidentale, vedete, marginalmente anche sulla nostra penisola. Andiamo dunque nel dettaglio dell'Italia, che appunto vedrà queste colorazioni azzurre che sono le precipitazioni previste nel corso di venerdì, e notate appunto l'innesco di acquazzone e temporali sparsi soprattutto durante le ore pomeridiane. Più asciutto soleggiato invece, come vedremo tra poco, al sud. Andiamo a vedere la copertura nuvolosa, appunto, che ci mostra ancora un po' di nubi alte soprattutto nella prima mattinata al centro-sud, ma che lasceranno la penisola nel pomeriggio, mentre avremo ancora della nuvolosità al centro-nord con appunto i rovesci che vediamo adesso in previsione appunto sulla cartina dell'Italia. Notiamo acquazzone temporali sparsi in primis su Alpi e Prealpi, ma occasionalmente anche sulla Valpadana, dove comunque non mancheranno degli spazi soleggiati. Sole invece che prevarrà più convinto al centro-sud, fatta eccezione per qualche occasionale pioggia sull'Appennino nel pomeriggio, ma anche sull'arcipelago toscano. Notate le temperature in aumento ulteriore al sud, con punte anche di oltre 30 gradi proprio tra Basilicata, Puglia, Calabria. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale sull'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è stato offerto da La Disa, che bontà, il nuovo modo di mangiare secondo tradizione.